È un protocollo importante perché rientra tra quelle opere per le quali il CIPE prevede, la legge prevede la sottoscrizione di un atto specifico che impegna l'appaltatore e le sei esecutori in un ventaglio di adempimenti volti proprio al maggiore controllo sull'esecuzione delle opere. Nei confronti naturalmente delle eventuali aggressioni della criminalità organizzata o di atti illeciti. Sottoscriviamo oggi il protocollo su tre opere per le quali io sono stato nominato commissario dal Presidente Draghi. La prima riguarda l'interfaccia Porto Città, un'opera da 35,5 milioni che vede la ricucitura della ferita che esiste tra la città di Palermo e il suo porto, quindi lungo la via Crispi, la creazione di più ingressi nell'ambito portuale. La seconda opera da 81 milioni riguarda il bacino da 150.000 tonnellate, che è il bacino a fianco a quello da 400.000 tonnellate dove opera Fincantieri. La terza opera, 39 milioni, è sempre un'opera di messa in sicurezza del bacino e riguarda la viabilità esterna al bacino e la creazione della barca porta del bacino stesso per consentire l'accesso in maniera sicura e agevole da parte sia delle unità navali sia da terra di tutti coloro che dovranno operare e lavorare all'interno di quella realtà.